Convivere con la demenza è molto duro. Un aiuto può arrivare alle persone affette da tale grave patologia e a quanti vivono al loro fianco da una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica. È l'obiettivo principale di progetti come quello denominato Giardino d'Inverno, messo in campo a Campobasso per contribuire a innalzare il livello di consapevolezza pubblica della demenza e di ciò che essa comporta. Il fine ultimo, quello di essere in grado di offrire supporto e comprensione alle persone che ne soffrono, ma anche a coloro che se ne prendono cura. Per quanto attiene alla battaglia terapeutica, anche in un'ottica preventiva, da segnalare nell'ambito del progetto ADA la recente iniziativa curata dal Centro Alzheimer di Campobasso, presentato Allenamente, un quaderno di training logopedico. Si tratta di un percorso mensile per disturbi della memoria ed altri deficit cognitivi di entità moderata. Ma è importantissimo tenere la mente allenata perché impropriamente noi potremmo considerare il cervello come un muscolo, molto impropriamente, e come i muscoli bisogna tenerli in esercizio, se no dopo un poco non camminiamo più, non muoviamo più le braccia. Così, se non alleniamo il cervello, se non alleniamo la mente, il nostro cervello non è più valido come dovrebbe essere. Si parte dall'ABC anche perché noi crediamo che se iniziamo a tenere sempre allenata la mente facendo degli esercizi molto semplici come sono quelli del libro che presentiamo oggi, aiutiamo il nostro cervello a funzionare meglio e combattiamo anche l'insorgere di eventuali demenze. Anche la tecnologia può aiutarci ad allenarlo. Per esempio ci sono sui computer, se si cercano, ci sono degli esercizi specifici proprio per l'allenamento della memoria. E poi anche un cervello anziano, un cervello di una persona settantenne, ottantenne, può imparare a usare il computer e questo significa anche allenare il cervello. Il cervello non invecchia mai, infatti ci sono persone che anche a 100-105 anni mantengono il loro cervello integro con un'ottima capacità di giudizio.